armata di Sengoshi! Avanza ancora Atton! Ed ora effettua un traversone al centro dell'area avversaria! Vediamo chi riuscirà a prenderlo! Bravo, Holly! Forza! Si lanciano tutti verso il pallone! Forza, Oliver! Ecco, sto arrivando! Ora Atton si tuffa per colpire il pallone! E lo colpisce in questo momento! Bravo, Holly! Holly, sei forte! Ed è gol! La New Team Sporting Club ha pareggiato! Beh, sono riusciti a pareggiare! Bravissimo! Evviva! Forza, Oliver! Un po' di contegno! La Shimada ha subito due gol nel giro di pochissimi minuti. Probabilmente comincia ad accusare la stanchezza di giocare su un terreno così pesante. Allora, ragazzi, non lasciatevi abbattere dalla prima difficoltà. È il momento di decidere se vogliamo continuare a fare un gioco difensivo, ragazzi. È l'unico gioco che conosciamo. Secondo me, al punto in cui siamo, dovremmo cercare di contrattaccare. Tanto, anche nel caso in cui la partita finisse in parità, dovremmo giocare ai supplementari. È deciso. Attacchiamo. Niente paura. La cosa importante è provarci, no? Il nostro merito è di essere riusciti a mettere insieme un buon collettivo. Nessuno di noi è un campione, ma tutti ce la siamo sempre cavata egregiamente. Ci siamo allenati insieme. Abbiamo vissuto insieme. Abbiamo addirittura cucinato insieme. Ve la ricordate quella volta che con il nostro mister abbiamo fatto quella specie di ritiro? Ci siamo divertiti molto insieme. Cerchiamo di ritrovare lo spirito di allora e attacchiamo in massa, va bene ragazzi? Ok, io ci sto, capitano. Ok. Molto bene. Forza ragazzi! Che succede? C'è qualcosa che non quadra. Andiamo! Sì! Questa sì che è una sorpresa! La Shimada, che ha una compagine prettamente difensiva, si sta ora portando all'attacco! Cosa? Che cosa succede? La Shimada preferisce attaccare per difendere meglio il pareggio! La New Team è colta di sorpresa da questa inaspettata iniziativa! Attenti! Stavolta sono pronto. Interviene Atton di scivolata nel tentativo di fermare l'azione avversaria e ci riesce! Stupendo intervento! Non agitarti, Alan. Cerca di conservare la calma. Dobbiamo impegnarci tutti al massimo se vogliamo vincere questa partita. Cercherò di fare del mio meglio. Dai, forza, Tim! Forza, Lucky! Forza! Il gioco sta degenerando in una mischia penosa, anche se non violenta, dovuta in parte alle cattive condizioni del terreno. Vediamo chi riuscirà a prendere il pallone. Ed è la Shimada che riesce ad avere la meglio. Bene, continua così, continua ad avanzare verso l'area avversaria e passa la palla. I giocatori della Shimada avanzano con passaggi rapidi e precisi. Attento, Alan. La porta della New Team è in pericolo. Sopraggiunge il numero 8 della Shimada che colpisce il pallone di testa. Bravo, Alan! Assistiamo
Siamo ora alla rimessa dal fondo del portiere. Hai visto, Benji? Ce l'ho fatta. Sei proprio un portiere in gamba, Alan. Bravo! Il primo a raggiungere la sfera è Oliver Hutton. Di gran lunga è il più veloce giocatore in campo. Dai, Ali, corri! Continua così! Dai, i miei occhiali, aiutatemi a trovarli! Non ci vedo, per favore, aiutatemi a trovare gli occhiali! Voglio vedere il tiro di Holly! Puoi stare zitto! Dai, Holly, forza! Siamo tutti quanti con te, forza! Alan si è comportato splendidamente, non posso sciupare quello che ha fatto! Murato si trova già a faccia con il portiere! E tira! Il tiro è violentissimo! Il portiere non tenta nemmeno la parata ed è gol! La New Team ha segnato il gol del vantaggio! E in questo momento l'arbitro fischia la fine dell'incontro! Oliver! Fantastico! Abbiamo vinto! Bravo! Non ho niente da rimproverarvi, siete stati bravissimi. Avete lottato fino in fondo senza mai arrendervi. Abbiamo perso, però abbiamo fatto del nostro meglio. È questo quello che conta. Non possiamo rimproverarci niente. Shimada, avete giocato benissimo! Sì, è stata una bellissima partita. Gli occhiali mi fanno impazzire. Grazie per la partita. È stata una bella partita. Sì, è vero. È stato un piacere giocare con voi. Lo è stato anche per noi. Sei stato bravo a fare questo. Sì, è stato bello, sì. Sì. A presto. Speriamo di incontrarci. Buona fortuna. Oliver, buona fortuna. Tu e la tua squadra siete molto forti. Spero vinciate il campionato. Grazie, sei molto gentile. No, me lo sono immaginato. Forza, Ali! Bravo! Chi riuscirà ad aggiudicarsi la partecipazione al campionato? La New Team, nata quest'anno dall'unione di squadre diverse, o la Stanton, che vanta un'ottima tradizione calcistica? Ehi, Benji, a proposito, come va la gamba? È guarita ormai. Sono perfettamente in grado di riprendere il mio posto. Guardate! Cosa ve ne sembra? Anche a me piacerebbe tantissimo poter riprendere a giocare. Mi tocca stare in panchina. Oh, su, andiamo, Bruce, non prendertela. Cerca di capire. Giocherai quando vinceremo con uno scarto di 10 gol. 10 gol? Ma io pensavo che 9 gol potessero bastare. Non la penso così. Che? Mi sembra di capire che non hai molta fiducia in me, Jack, vero? Eppure esiste una squadra che è riuscita a fare 10 gol, sapete? Cosa? Sul serio? È la Muppet, la squadra che rappresenterà la regione Saitama. Proprio l'altr'anno ha segnato 10 gol in una delle partite del campionato nazionale. La Muppet è la squadra in cui gioca Mark Landers. Fuori dai piedi! La Muppet vincerà il campionato nazionale anche quest'anno. Nessuno potrà impedircelo. Danny, preparati, si parte per Tokyo. Tokyo?
Sì, esatto. C'è qualcuno là che devo assolutamente vedere. Vieni pure, Mark, ti aspetto. Ma sappi che non mi farò battere tanto facilmente. Marcate Holly Hutton, non deve muoversi. Non solo non deve segnare, ma neanche toccare il pallone, passarlo ai suoi compagni di squadra o dribblare. Mi sono spiegato? Sì! I fissi su di lui saranno Benedict e McDonald. Ok. Sta tranquillo, capitano. Sarà una partita dura. Non sarà facile vincere, gli avversari sono molto forti. Le due squadre stanno facendo ora il loro ingresso in campo. È facile prevedere che sarà una partita molto combattuta. Holly, sei forte, sei meraviglioso, sei stupendo! Ehi, calmati, Patty, non ti sembra di esagerare, la partita non è ancora cominciata. Chiudi il becco, io faccio il tifo quando mi pare e piace, capito? E poi Holly merita che si faccia il tifo per lui, chiaro? Forza, Holly! Ma allora è vero, credevo di essere sola a fare il tifo per Holly, e invece c'è qualcun altro. Possibile! Ma certo, Patty, perché ti stupisci? C'è talmente tanta gente qui. Forza, Holly! Metticela tutta! Lasci stare. Basto io a fare il tifo per Holly, signorina Gould. Non ho bisogno dell'aiuto di nessun altro. Mi sono spiegata? Dai, Oliver! Oh. 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 Ehi! Sono io, Oliver! Sono qui! Sono qui, Holly! Ciao! Sapete chi è quella smorfiosa? No, io non l'ho mai vista prima. Oh. Oh. Sei pronto, Holly? Sì, e voi? Sì. Dunque, vediamo. Calcolando i gol fatti e quelli subiti, viene fuori che queste due squadre sono di pari forza. Capitano, che stiamo andando a vedere? Chi è questo tipo fantastico per cui stiamo andando fino a Tokyo? È questo qui. Chi è? Il suo nome è Julian Ross. Non te lo dimenticare, perché è molto importante per noi. Julian Ross. Tom Baker della New Team è in possesso del pallone e lo controlla con la solita padronanza. Il suo dribbling è irresistibile e riesce quasi sempre ad aver ragione degli avversari. Lo vediamo avanzare a centrocampo ed effettuare ora un bellissimo lancio per l'ala Ted Carter, che puntualmente lo riceve ed avanza. Molto bene. Ted, passa la palla ad Holly. Il passaggio è difficile. La Stanton ha messo due giocatori fissi su Hutton. Lo stanno marcando in due. Mettili giù, Holly, atterrali. Oh, no! Oh. Fa attenzione, Ted. Accidenti. Parte ora il contropiede della Stanton. Vediamo se i giocatori della New Team riusciranno a rientrare in tempo. Stanton! Contropiede velocissimo della Stanton. Oh. Accidenti. Le azioni della Stanton sono generalmente molto veloci e pericolose. I giocatori non tengono mai troppo a lungo il pallone e i loro passaggi sono sempre precisi. Tiro in porta! È un tiro molto teso! Vediamo come si comporterà Price! Si tuffa Price! Fantastico! Blocca molto bene! Bravo, proprio una parata stupenda! Sì, la gamba va molto meglio! Prendi, Holly! Niente male questo Price! No.
siete in tre, riuscirete a fermarmi. Dai, dai, dai! Oliver Hutton. Due non bastano. Bisogna che a marcarlo siano in tre. Holly, che ti succede? Questo tiro sarebbe stato un gol. Holly! Holly, mi senti? Sono io, Amy. Ti ricordi di me, Holly? Amy? Chi è quella che continua ad urlare chiamando Holly? Devo assolutamente sapere. Ehi, Holly, sono qui. Sono Amy, Holly. Adesso vado a dirle due paroline. Oh, che tipo buffo. Anche il nome Amy è buffo. Voglio conoscerla. Guarda, guarda. Ma se tre di noi marcano Hutton, chi si occuperà di tutti gli altri? Ci penserò io. È lui quello più pericoloso di tutti. Siamo intesi? Forza, ragazzi! Se riuscite a bloccare Hutton, non riusciranno mai a sconfiggerci. Noi siamo molto più forti di loro. Conta pure su di noi, non ti preoccupare. Ehi, Holly, sono qui! Sono Amy, Holly! Ehi, senti un po'. Eh? Ce l'hai con me, scusa? Senti, si può sapere tu che cosa diavolo vuoi da Holly? Io di solito non parlo con le persone che non conosco. Giusto, ben detto. Sono il capo dei tifosi della squadra di Holly e anche il presidente del club dei suoi tifosi. Nessun altro può fare il tifo per lui. Ah, io conosco Holly da quando eravamo molto piccoli. Giocavamo sempre insieme. Siamo stati addirittura allo stesso asilo. Comunque sono molto felice di conoscerti. Com'è simpatica. Lascia perdere, Patty. Una compagna di giochi è senz'altro superiore a un capo di tifosi, vero? Fatti gli affari tuoi, capito? Oddio. Oh, gli occhiali. Li ho persi di nuovo! Oh no, povero me! Che giornataccia! Non è cambiato, è sempre meraviglioso. Ma guarda che mi tocca sentire. Le donne sono veramente matte. Quando è partito non ho potuto dirgli quello che sentivo e anche se è tanto che non lo vedo, per me è tutto come prima. Dovresti vergognarti. Senti, perché non fai il tifo per lui? Sei tu il capo dei suoi tifosi, non è vero? E questo che cosa c'entra? In questo momento Hutton è marcato addirittura da tre giocatori. Vediamo cosa inventerà per liberarsene. Devo assolutamente trovare una soluzione.